Se c'è qualcosa. Poi lanceremo insieme al commercialista Roberto Precchiazzi, che è qui a fianco a me, parleremo di crowdfunding per vedere cosa si può fare anche sotto questo punto di vista. L'importanza dell'uomo, la sua centralità per ridisegnare l'economia, no Roberto? Però un altro sistema è dato anche dal crowdfunding, perché anche lì c'è l'importanza dell'uomo che deve entrare a sistema per delle progettualità legate al mondo economico. Ce ne vuoi parlare? Sì, abbiamo preparato un video molto breve che dovrebbe essere esaustivo comunque e spiegare in termini semplici che cos'è il crowdfunding, che è una forma sostanzialmente di finanziamento dal basso, quindi dalla gente. Ovviamente immagino sia stato scelto questo tema in questo momento storico perché il crowdfunding può essere anche di aiuto a un territorio in sofferenza come quello di Taranto. Io direi alla regia che se ha predisposto il video, vediamo prima il video e poi lo commentiamo brevemente. Il crowdfunding. Ci siete tu, la tua idea e il tuo progetto innovativo. Hai bisogno di denaro per l'industrializzazione, la distribuzione e la rete vendita. Le banche non sono disposte a finanziarti. Cosa fai? Il crowdfunding può aiutarti. Con questo sistema è possibile chiedere contributi alle persone per realizzare un'idea. Diversi siti si occupano di crowdfunding, sono simili tra loro, ma hanno regole un po' diverse. Basta iscriversi gratuitamente. A questo punto devi spiegare chi sei, il tuo progetto e quanti soldi ti servono. Lascia che le persone possano scegliere quanto donare. Stabilisci un tempo massimo per raggiungere la somma. A chi ti aiuta, offri ricompense diverse in base a quanto dona. Non restituirai il denaro. Non dimenticare di fare un video coinvolgente ed emozionante che faccia innamorare le persone della tua idea. Se l'idea piace, cominceranno ad arrivare i primi contributi. Se non sei riuscito a raggiungere in tempo la cifra stabilita, solitamente il denaro ritorna ai donatori. Se invece hai raccolto tutti i soldi richiesti nel tempo stabilito, ora ti vengono consegnati. Adesso puoi portare a termine il tuo progetto e ricompensare chi ha contribuito a realizzarlo. Quindi che cosa, come ce lo approfondisci? Allora, praticamente il crowdfunding è un processo, uno strumento nuovo che utilizza, diciamo, delle tecniche innovative. Comunque vuol dire semplicemente rivolgersi dal basso, quindi alla gente comune, per finanziare un progetto che può essere il progetto di una start-up o anche l'organizzazione di un evento. E noi abbiamo facile un collegamento come crowdfunding, la trasmissione Telethon. Il Telethon praticamente è nato in Italia con l'esperienza americana che è stata introdotta dall'attore Jerry Lewis, in Italia è stata importata dalla signora Agnelli. Telethon è il caso più facile che ci viene in mente, che grazie allo strumento televisivo, anche del social network, consente di reperire fonti ingenti per quanto riguarda, fondi ingenti per quanto riguarda la cura delle malattie genetiche. Altri casi ce ne sono nel settore musicale, nel settore comunque delle start-up, che è molto importante adesso, soprattutto in periodi di crisi, perché consente anche a chi ha una bella idea e poche risorse di chiedere e di farsi premiare, perché sostanzialmente non è un'elemosina chiesta alla rete, ma il premiare la progettualità soprattutto di giovani che vogliono mettere su delle Non aziende. è un'elemosina chiesta alla rete, ha detto. Quindi ci sono dei siti dedicati Certo. dove chi ha un'idea può andare a proporla per Esatto. chiedere aiuto Eh economico. sì, due parole su questo. Le piattaforme sono di vario genere, ci sono quelle generaliste, che sarebbero praticamente dei siti che non hanno una materia specifica, quindi ci si può rivolgere per qualsiasi settore, quindi economia, ambiente, start-up e altro, musica, e ci sono delle piattaforme invece settoriali. È ovvio che adesso, in questo momento in cui si parla molto di crowdfunding, c'è anche molta crisi,
Le piattaforme aumentano, però la qualità in futuro dovrebbe portare a un restringimento di queste piattaforme e avere soltanto poche piattaforme dedicate e un grande pubblico che può essere interessato a questo tipo di investimento. Facciamo capire cos'è uno startup, cos'è certo, un genere, come si parte. Esatto, andiamo con un caso specifico. Sì. Allora, startup si intende una nuova iniziativa imprenditoriale. L'Italia è antesignana rispetto a tanti paesi perché comunque sia per il crowdfunding che per le start-up ha introdotto una normativa idonea e anche abbastanza appropriata. Quindi start-up intendiamo una nuova iniziativa imprenditoriale, solitamente che si avvale di strumenti tecnologici avanzati, quindi innovativa, e a questo punto chiaramente occorrono dei fondi per mettere su questa azienda. Volevo chiedere una cosa a questo punto. Cercando di calibrare un po' le problematiche sul territorio ionico. No? Io credo molto nelle possibilità, nelle opportunità di interventi che utilizzino la leva fiscale, per esempio, no? Le detassazioni, le zone franche, però diciamo che siano diciamo calibrate bene sui territori di riferimento. Per esempio Taranto ha avuto tanti anni fa un intervento a favore delle zone franche, secondo me con un errore molto grosso che consentiva di fare degli investimenti detassabili però solo su alcuni quartieri. È una cosa che fu criticata da alcuni, perché? Perché in questo caso sì, dai la possibilità di anche ad aziende chiaramente del nord, che questo è l'obiettivo principale, no, per cui intervengono queste misure. Infatti non dobbiamo dimenticarci che le zone franche sono state utilizzate dall'Unione Europea perché sono andate molto bene in Francia, il modello francese è andato bene, però purtroppo in Italia è stato diciamo utilizzato male. In Francia comprendeva l'intero territorio, ne abbiamo già parlato con Vani tanto tempo fa, l'intero territorio, l'intero distretto, invece per esempio a Taranto in Italia solo alcuni quartieri, quindi alimentando tensioni che già erano molto forti e in atto in quel momento, Ilva eccetera. Quindi invece volevo sentire un po' il parere anche di Roberto Polidori, se in futuro, per esempio zona economia speciale, cioè zone intere di distretto, quindi l'intero arco ionico, con delle misure però complementari che siano anche queste stimolanti per gli imprenditori, quindi detassazione da una parte, chiara e definita al contrario di prima, per 10 anni già finanziati al contrario di prima, intero territorio, con investimenti anche con l'aiuto delle banche chiaramente, però che si riguardino l'intero territorio, soprattutto per attrarre non gli stessi tarantini ma anche aziende del nord. Questa è una delle possibilità secondo me, sperando di utilizzarle bene. Posso? Allora, i sistemi di tassazione sono sostanzialmente, tutte le politiche di tassazione rientrano in tutto quell'ambito vario e vasto di politiche di supply side economy e quindi praticamente appunto politica dal lato dell'offerta, sempre praticamente nella convinzione che favorendo praticamente la produzione attraverso dei sistemi di tassazione l'economia riparta. Evidentemente non è così, è come quando tu entri all'interno diciamo di un supermercato, non hai un soldo in tasca, ne hai pochi, come succede in questi casi, e vedi praticamente tutta quella fila di prodotti lì che stanno, sono tanti, sono tantissimi, possono essere più o meno simili, ma puoi scegliere, tra virgolette, però alla fine non puoi scegliere, perché devi andare praticamente a comprare il prodotto, voglio dire, di infima qualità che è in offerta speciale perché non hai soldi in tasca. Le politiche di tassazione possono andare bene all'interno di un sistema economico protetto. E siccome noi siamo in un sistema economico dove i capitali diciamo, si muovono alla velocità della luce, ti porto un esempio. L'esempio è quella praticamente della Vestas, no? Credo che fosse proprio la Vestas Nacelles che era qui a Taranto, sì. E quel capannone che noi abbiamo, che adesso è chiuso in vendita, perché Vestas non c'è più. Io ho esaminato i bilanci di quella parte di Vestas e ti posso dire che aveva praticamente un ROE, un return on exit, cioè praticamente una redditività che era notevole, nonostante la Vestas capomadre, proprio diciamo la multinazionale danese, nel 2009 fosse stata diciamo in grossa crisi. Comunque anche nel 2009 la Vestas Nacelles aveva non soltanto i bilanci in ordine, ma in positivo. Nonostante ciò, ha dovuto
come dire, risistemare attraverso un accordo sindacale, attraverso soldi pubblici e quant'altro. Abbiamo avuti ospiti. Sì, abbiamo avuti ospiti, poi sono andati in Spagna. Esatto. E perché sono andati in Spagna? Perché lì praticamente c'era una detassazione al 7%. È quello che dicevo, bene. Ho capito, e che facciamo? Loro detassano al 7% e noi detassiamo al 5%. E che facciamo? Tassiamo a zero. Puntualizzo. Il periodo più florido a livello globale delle economie in genere, direbbero i latini mutatis mutandis, cambiando quello che deve essere cambiato, perché parliamo di altre epoche, è stato il periodo, diciamo, successivo alla guerra mondiale, in cui le aziende venivano tassate al 40% e i redditi al di sopra degli attuali 300-400 mila euro venivano tassati al 75%. Vivevano tutti bene. Non un c'erano problemi di disoccupazione. Torniamo sopra con le proposte. Pubblicità, fra un minuto siamo qua. Chiedendo dal web, se Roberto Polidori ha detto che la moneta locale è un palliativo, allora la gente che si vorrebbe lanciare nel crowdfunding, per esempio, certo. Che cosa può trovare un valido supporto in questo? Il crowdfunding lei come lo considera? Ma il crowdfunding, diciamo che è un'attività di carattere sostanzialmente imprenditoriale, che viene l'attività viene sostanzialmente messa in piedi, pubblicizzata e poi ovviamente portata avanti e eventualmente, diciamo, con successo da chi organizza il crowdfunding. Se una persona ritiene di poter ottenere un ritorno di carattere economico attraverso praticamente questo, come dire, questa fiche che concede a chi ha avuto l'idea e cerca di metterla in piedi, bene così. Però stiamo parlando di altro. Questo praticamente sono attività di carattere, diciamo, micro. A me quello che interessava qui, diciamo, sviscerare un po' di più sono le problematiche di carattere macro. La problematica di carattere macro è che fino a quando non ci saranno soldi che circolano all'interno del sistema economico e non circolano, perché l'abbiamo visto, le banche non prestano, mettiamo che non prestano perché vogliono, volutamente perché vogliono, diciamo, speculare. Perché lei ritiene la moneta locale un palliativo? Perché io devo partire comunque dalla mia città. Stop. Quindi non può dire che la moneta locale è un palliativo. Il microcredito, voglio dire, può anche andare bene, però a me sembra che ci siano stati problemi per chi, da parte di chi, diciamo, questo microcredito l'ha inventato. Poi non vorrei sbagliare, ma credo che in India abbia avuto qualche problemino. Il problema è un problema, ritorno, di carattere politico. La prima parte parlavamo, diciamo, del risparmio che non arriva. Quando succede questo, ci vuole la spesa pubblica, c'è bisogno di uno Stato. Giustamente puoi dirmi, lo Stato non c'è in questo momento. Lo Stato dobbiamo crearlo attraverso, diciamo, un attento e ripetuto esercizio di educazione. Educazione di carattere economico, di carattere, diciamo, quindi politico, perché l'economia è economia politica, non ha senso se rimane un esercizio formale, matematico, senza applicazione poi, perché purtroppo molto spesso succede così. Ma anche no, a che serve la spesa pubblica? Per dire, no? Sono stati effettuati degli studi per dare poi la risposta a livello macro e come dovrebbe essere risolto il problema, che hanno dimostrato che incrementi di spesa pubblica nei momenti di depressione come questi non solo servono a stabilizzare l'economia e a far ritornare la gente a consumare, ma servono anche a stabilizzare il rapporto debito-PIL, il famoso rapporto debito-PIL che dicono che è enorme, e così pure sono stati fatti degli studi che dicono esattamente questo. Gli studi sono stati effettuati, per esempio l'unica, dalla professoressa Canale, attraverso un modello matematico che però, voglio dire, si rifà a degli elementi di carattere empirico, e purtroppo l'ha dovuto dire anche il Fondo Monetario Internazionale in uno studio del 2013. Olivier Blanchard, l'ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, ha dovuto ammettere in un Outlook pubblicato nel 2013, ha dovuto ammettere effettivamente avevamo sbagliato, noi abbiamo fatto delle politiche restrittive di stampo, diciamo, appunto neoliberista, perché di questo si tratta,
convinti che restringendo, risparmiando, portando la gente a stringere la cinghia, sarebbe ripartita l'economia attraverso i prestiti che le banche avrebbero fatto alle aziende. Invece abbiamo, tecnicamente lui ha detto, abbiamo sottovalutato il moltiplicatore. Che cosa succede? Succede che mettendo soldi nell'economia, ma ci deve pensare lo Stato, non bisogna andare con il baratto attraverso una moneta locale, mettendo i soldi nell'economia, non soltanto battendo moneta, ma mettendo i famosi 100 euro sul bancone del, no, del proprietario dell'albergo, l'esercente entra e mette i 100 euro, proprio per quel sistema che lui ha adombrato, non l'ha spiegato benissimo, però si parla di moltiplicatore keynesiano. Cioè, che cosa succede? Quei 100 euro diventano, se si tratta di investimenti, questo lo sanno tutti gli economisti, in primis il premio Nobel per l'economia Stiglitz, in un'economia di depressione, buttando proprio i soldi in investimenti, investimenti di non di qualsiasi tipo, alcuni tipi di investimenti, soprattutto in tecnologia e in ricerca, anche quando non vanno bene, 1 su 10, 2 su 10, invece di farlo fare all'imprenditore che ha un'idea, lo fai fare allo Stato, che magari ce n'ha tanti di soldi. Però, diventano tre. Chi stampa diventano denaro, tre. Chi stampa l'euro non è lo Stato italiano. E questo è vero. Il problema è questo. Chi stampa il denaro non ha nessuna voglia di metterlo in circolo. Il problema è questo. E noi, il problema come associazione, faremo questa moneta locale e faremo un esperimento proprio partendo dal piccolo nel nostro territorio. Ma va bene. Perché quello che funziona oggi sono gli esperimenti emulativi. Allora, quando un sistema funziona per emulazione, poi si può replicare all'infinito. Va tutto bene. Oggi il problema fondamentale è quello che chi sta gestendo questo denaro, che lo stampa in maniera impropria, illegale, e lo stampa a nome di uno Stato che ha perso la propria sovranità nazionale. Cosa succederà in Grecia? Ma in Grecia il tentativo che è stato fatto, diciamo, da Tsipras, dal mio punto di vista, è un tentativo comunque... che, come direbbero gli economisti, era praticamente il min-max, anzi il max-min, il massimo che ha potuto ritenere con il minimo. Qualcuno ha scritto, e si tratta di politici di un certo spessore e di economisti di un certo spessore, mi riferisco per esempio sul Financial Times Barry Eichengreen, che non è l'ultimo fesso, ha scritto praticamente che Tsipras ha subito a luglio dell'anno scorso, quando, diciamo, ha fatto quel bluff, no? Usciamo dall'euro, non poteva farlo, o meglio, avrebbe dovuto farlo, ma noi non sappiamo con quali conseguenze, che ne dica qualcuno, diciamo, dal venerdì tu esci e il lunedì ti ripresenti con la tua moneta. Aspetta, non è esattamente così. Se non c'hai dei capitali, chi ti aiuta con dei capitali freschi? E non c'era nessuno, stando a quello che lui dice, che lo avrebbe aiutato, perché lui aveva chiesto sia alla Cina che alla Russia e anche agli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti sono un fondo monetario internazionale, ha detto caschi male. Assolutamente. Al massimo te lo possiamo tagliare, ma anche questo non è stato fatto. Ha subito un waterboarding mentale. E l'idea qual è stata? Continuare con le politiche di austerità, iniziando quel processo di carattere politico che deve convincere, che deve cercare praticamente di convincere, non i greci, perché i greci lo sanno, alcuni greci lo sanno, anche se adesso ci sono degli scioperi, ma gli altri europei, che la Grecia da sola non ce la può fare. Adesso che cosa succederà? Succederà che dovrà pagare altri 3 miliardi e mezzo, succederà che per rimanere nel giro europeo, perché adesso è difficile obiettivamente uscirne, succederà praticamente che si è passati praticamente dall'austerità espansiva, che abbiamo visto non esiste, perché in epoca di depressione se fai austerità, l'austerità ti porta ad ulteriore austerità maggiore, tant'è vero che il rapporto debito-PIL della Grecia facendo austerità e con, come dire, l'errore che aveva fatto Monti in Italia, esattamente, così, esattamente, aver aggravato, esattamente, esattamente, ti porta ad avere praticamente un rapporto, appunto, debito-PIL più alto, perché non ce la fai, perché praticamente il PIL crolla più che proporzionalmente rispetto alla... I greci pagheranno, faranno lacrime e sangue? Stando così le cose, sì, l'idea praticamente è che praticamente avrebbe ottenuto, come effettivamente ha ottenuto dal Fondo Monetario Internazionale, una riduzione del debito attraverso praticamente un riscadenzamento a 5 anni con una cosa importante, i cosiddetti Brady Bond riferiti praticamente agli anni 40, cioè legare la restituzione del debito all'incremento reale del PIL greco.
È come se io fossi praticamente un lavoratore che sta ristrutturando il mio, sto ristrutturando il mio debito e dico, ok, io in questo momento guadagno, prima guadagnavo 2.000, adesso guadagno 1.500. Ammettiamo che continuerò a guadagnare 1.500, fatemi restituire 100 invece di 600, se però guadagno, se guadagno 1.000 per un anno salto e non vi pago. È un tentativo che sta portando al, come dire, agli occhi dell'opinione pubblica europea. Questo lo capiscono le banche italiane oppure sono molto legate, no? Questo Basilea 2, Basilea, cioè essere molto precisi quando in effetti c'è un imprenditore in difficoltà, invece di aiutarlo gli danno... Allora, in questo momento le banche praticamente, come dice, come ha detto Draghi, nel momento in cui ha detto ragazzi io vi do i soldi ma qui c'è il pilota automatico è il fiscal compact, no? Non è che vi do i soldi e spendete, perché come abbiamo visto non succede questo, succede se tu fai l'helicopter money, cioè se prendi i soldi. Lo diceva Friedman, che è un liberista, è un economista liberista, diceva guardate, in ultima analisi dovete dare i soldi sul bancone alle persone che ricominciano a spendere. Questa sarebbe la vera soluzione. E dice praticamente, io vi faccio finta di prestarvi soldi, però noi abbiamo il pilota automatico che è il fiscal compact, voi dovete fare le politiche di austerità. Le banche c'hanno praticamente Basilea 3, per cui praticamente possono prestare soltanto se vengono rispettati determinati vincoli di bilancio. Sono rigidissimi. Io presto praticamente, per dirti, presto 10, se però metto da parte uno sempre. Siamo in chiusura, Roberto Perchiazzi. Sì, giusto per salutare con due parole anche se vogliamo di incoraggiamento, chiaramente ho seguito tutto anche io di interesse, condivido all'80% le cose che sono state dette, però tanto. Ci sono tecniche, norme su cui non possiamo assolutamente da cui non possiamo discostarci. Un po' di ottimismo, lavoriamo su quello che sono le cose positive, cioè abbiamo un brand Puglia, un brand Italia, puntiamo sul turismo, sul marketing, abbiamo parlato prima di startup, un termine anche abusato se vogliamo, cerchiamo di fare in modo che la nostra creatività accompagnata da persone competenti, spesso la politica non è accompagnata da persone competenti, possano portarci a una via d'uscita più positiva ed evitiamo che i ragazzi, io insegno nelle scuole, vadano tutti all'estero. Sono fiducioso, ma dobbiamo lavorare sempre guardando anche le contabilità e i bilanci. Buonasera e grazie a tutti, agli grazie, amici qui presenti. Continuo io, però lo faccio in una maniera diversa. Una piccola domanda, ma potremmo uscire dall'euro? So che è veramente una domanda stupida, me ne rendo conto pure a farlo, però siccome la gente me l'ha chiesto. Allora, l'uscita dall'euro, ci sono economisti che sono, per esempio, in questo momento c'è una grossa diatriba a livello economico. C'è chi dice anche a sinistra, molto a sinistra. No, io non parlo di Renzi, perché quella non è a sinistra, certo, anche se si battezza centrosinistra. Per me è Democrazia Cristiana, certo, ovviamente. Lo devo dire. Detto questo, la peggiore Democrazia Cristiana, perché De Gasperi era un'altra cosa. Certo, ci sono sicuramente. Detto questo, io quello che posso dire è questo. In questo momento ci sono, ci sono bagnai economisti che conosciamo, non svaluteremo più o meno del 20% e poi facciamo come per esempio adesso fa, lui fa l'esempio della Corea del Sud, è successo nel 92 e non siamo morti. Nel 92 quando abbiamo svalutato neanche troppo, e la cosiddetta quota salari sul reddito, che misura realmente il potere reale d'acquisto dei lavoratori, che è quello che a noi interessa nel momento in cui un'economia deve crescere in maniera equilibrata e non in maniera disuguale, è letteralmente crollata e da allora non si è più ripresa. Dal 92 in poi, nel 93 abbiamo perso completamente la scala mobile e abbiamo dovuto introdurre quelle politiche appunto, no, da pilota automatico, esattamente come ce le sta imponendo Draghi in questo momento, perché poi, voglio dire, l'austerità, cioè uscire subito misure di austerità, no? Io non credo che Bagnai faccia molto riferimento a questo. E poi ci sono stati degli studi da parte dell'economista Brancaccio e della dottoressa Garbellini, che insegna a Bergamo e che è anche una cara amica, che ci spiegano praticamente come in tanti casi simili per dimensioni e per caratteristiche a quelle italiane, il potere d'acquisto dei lavoratori italiani dopo praticamente un'uscita, diciamo, da un regime di moneta unico non così stringente come quello attuale, ha visto una perdita di potere d'acquisto da parte degli operai anche del 20-30% per un bel po', ma neanche troppo, la quota salari che è proprio crollata per almeno 3-4 anni. In Italia l'abbiamo recuperata nel 95. Qualcuno può dire, vabbè, allora facciamolo perché ci facciamo un po' di più
di, come si dice, di lacrime e sangue per un po' di anni e poi ne usciamo. È peccato che però l'euro, nella valuta dell'euro ci siano attualmente il 35% delle transazioni internazionali, che l'euro praticamente sia la valuta sostanzialmente di riserva per il 40% di tutte le venute al mondo. Cioè, è difficile. Non possiamo. Non sappiamo, obiettivamente, entriamo, direbbero gli economisti, into a new ground. Certo. Cioè, che significa? Siamo in territorio sconosciuto. Quasi sul baratro, direi io, sì. Tra parentesi. No, non lo sappiamo, non lo sappiamo semplicemente. Ma, sì, io direi che abbiamo iniziato a porre le basi per comprendere a fondo questo problema che è fondamentale per poter organizzarsi per una rinascita. A partire dai livelli locali, ovviamente, con una visione europea ed internazionale. Continueremo ovviamente questi incontri. No, cioè, sicuramente avremo modo di riaverlo, spero lui lo voglia, perché per me non è a me è piaciuta molto, insomma, e penso anche agli ascoltatori, anche agli spettatori. Alla bellissima chiosa finale di Roberto Percazzi, perché ottimismo è di vedere, di provarci. Salutare tutti i telespettatori, colgo l'occasione di ricordare la nostra pagina Il Confronto, dove potete rivedere spezzoni della puntata andata in onda e partecipare con le vostre domande e quesiti nel corso della settimana. Noi risponderemo a tutti. A voi tutti. Buona serata. Buonasera.